Si è concluso il Silo e Film Festival edizione 2023, Pace, riflessi di luce, questo il titolo che è stato dato al festival. Sulla collina del monastero di Siloe decretati i vincitori. I film sono stati tantissimi, tutti particolarmente interessanti, però alla fine abbiamo dovuto scegliere. Allora, per quanto riguarda la prima categoria, primo posto Il Chiodo di Martino, un film fresco, bello. Secondo posto va 20 minuti, un pluripremiato che ci ricorda la deportazione degli ebrei. Per quanto riguarda invece la seconda categoria, quella degli under 30, abbiamo scelto Gli Irrisolti. Il secondo posto invece va Lontano da casa. Categoria più interessante era quella dello School of Peace, cioè i lavori dei giovani delle scuole. Abbiamo scelto per il primo posto l'Augusto e il secondo è Amore Sconfinato. Silo Film Festival si conclude così, si conclude con la bellezza del cinema, con la bellezza della musica, con tante presenze, con tanti momenti di cultura e dicevo siamo prontissimi per l'edizione 24. Al Silo Film Festival anche Totò Cascio, il bambino che tutti ricordano il nuovo cinema Paradiso. Che cosa è rimasto in te di quel bambino? Tutto, fa parte della mia vita, nella mia quotidianità e quindi è qualcosa di bello, girare l'Italia in lungo e largo, portare in giro il nuovo Cinema Paradiso, il mio libro è qualcosa di bello. Poi con Marilena ci siamo promessi di ritornare con un nostro progetto qui al festival. Un progetto cinematografico? Sì, vogliamo provare questa nuova avventura dopo un intero anno, diciamo, in lungo e largo per tutta l'Italia, adesso vogliamo provare un corto, sì.